Attento, guagna! Per tutti! Tanta guagna per tutti ragazzi, noi siamo i due bomber del freestyle, io sono Zapigno. E io sono Digigno ragazzi, e siamo qua sul canale Iguagna, appunto per proporvi una serie molto particolare. Saranno dei free kick tutorial fatti su FIFA 16 PlayStation 4. Infatti ragazzi, nelle prossime settimane, partiamo subito da oggi, partiamo subito con un personaggio veramente molto importante. Partiamo dall'Italia, un giocatore come Miralem Pjanic, un strepitoso calciatore di punizioni. Calciatore si può dire? Beh, diciamo di sì. Ricordiamo che tra l'altro comunque nel mondo calcistico ultimamente Pjanic ha fatto effettivamente dei gran free kick, quindi mi sa che è giunto il momento di andare a vedere un po' i step per come calcia appunto Pjanic, e andiamo a vedere un po' questa punizione. E poi passiamo in real life. Chi te lo dice che farai real life? Vabbè, lo farò. Perché tocca a me farlo. Può permettersi ora di prendere un altro cartellino? C'è la battuta. Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Perfetto ragazzi, andiamo a vedere subito il primo step di questo calcio di punizione. Dobbiamo semplicemente prendere con il giocatore che abbiamo selezionato la direzione di tiro, quindi dobbiamo indicare di tirare verso, o verso destra o verso sinistra. Ok ragazzi, ma passiamo subito al secondo step di questo free kick di Miralem Pjanic. Allora, con l'analogico sinistro come sempre tendiamo ad avere questa angolazione di tiro leggermente in diagonale, noi consigliamo, così da puntare appunto sul nostro primo palo. Dopodiché andiamo a tirare col quadrato, perché noi con il nostro joypad siamo abituati a tirare così. Mentre per quanto riguarda le tacchette di tiro, cioè la potenza, dovremo andare a affrontare un tiro appunto di un massimo quasi di due tacchette. È impercettibile, quasi non si vede dall'immagine, ma non sono due tacchette piene, ne manca ancora qualcosina. Quindi mi raccomando, cerchiamo di stare attenti ragazzi. Ok ragazzi, ma adesso sullo step 3, dopo aver schiacciato appunto tutti questi tasti che abbiamo detto sullo step 2, al momento dell'impatto con Miralem Pjanic consigliamo di schiacciare nuovamente la levetta analogica a sinistra verso sinistra, in modo da dargli più effetto al pallone, creando appunto un effetto a scendere e insaccarsi dietro le spalle del portiere. Ok ragazzi, allora per quanto riguarda FIFA 16 abbiamo terminato e direi di passare subito al real life. Vai. Pericolosa. Ammonito il giocatore del Barça. Questo giallo potrebbe condizionarlo, Stefano. Questa è la mia sensazione. Non può permettersi ora di prendere un altro cartellino. C'è la battuta. Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Ci hanno creduto e sono arrivati al gol dopo una bellissima azione. Una parabola meravigliosa. Ha segnato direttamente sul calcio di punizione con una parabola splendida che ha terminato la propria corsa in fondo alla rete. Perfetto ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video tutorial, ma ragazzi abbiamo delle richieste da farvi. Sì ragazzi, allora, cosa molto importante per interagire con noi in maniera completa su questa serie, l'importante è lasciare un bel commentozzo sotto sul giocatore in cui volete vedere questo free kick tutorial su PS4, e poi noi cercheremo di farlo in real life, cercheremo. E magari cercate di consigliarci anche un modo di tirare diverso dal solito, mettiamo caso di rabona, mettiamo caso di tacco da centrocampo. Perché Zapigno si vuole complicare la vita. Ma soprattutto ragazzi, lasciamo un bel like, e al raggiungimento dei 3500 like, dai, partiamo così, porteremo il secondo video tutorial sulle punizioni. Ricordiamo che tra l'altro nei commenti, in descrizione troverete tutti gli altri link della serie comunque noi abbiamo già portato su Guagna con FIFA 15, quindi mi raccomando, se non le avete ancora viste passate a vederle. E vi ricordo inoltre che sotto in descrizione, se volete vedere il nostro free kick tutorial solamente in real life di Miralem Pjanic, passate sul nostro canale YouTube che troverete tutti i free kick, tutti i tutorial di tutti i più grandi calciatori. Non solamente quelli, ma anche tutorial di calcio freestyle, tutorial sulle skill. Quindi ragazzi, qua era un saluto da Zapigno. Ma perché ogni volta ti picchi? Zapigno.
Lui è Zaffinio che si picchia. Io sono Di Gino, ragazzi. Ci avete conosciuto. Per chi già ci conosce, un saluto a tutti voi, ragazzi. E ci vediamo ad un prossimo video qua, come sempre, dai Due Bomber. E se vuoi essere un bomber, devi iscriverti sia sul canale Due Bomber che sia sul canale di Wagna. Tanta Wagna per tutti. Ma ci vuole tanto, senza batterti il petto, non sei Chiellini che fai così. Ma veramente mi sembravi tipo Donkey Kong. Donkey Kong, Honky Kong, Kong, Kong.